E bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi studio miei ci troviamo qua con la nostra video carriera allenatore con l'Arsenal. Allora ragazzi, subito partita contro il Beşiktaş in Champions League, quindi sostituiamo automaticamente i giocatori. Appena carica, sistemiamo le magliette. Tutto pronto, possiamo andare alla partita. Ed eccoci qua. Dunque, da Istanbul per l'incontro di Champions League tra Beşiktaş e Arsenal. Incontro importante, ragazzi, come al solito, anche perché noi dovremo quantomeno cercare di evitare di perdere, non sarebbe male. Beşiktaş che si era in porta Boyko, in difesa Kurtuluş, Franco, Rodolfo e Koybaşi a centrocampo, Quaresma, Arslan, Osiakup, Frey, trequartista Sosa in attacco, Tosun. Ragazzi, io il turco non lo so, quindi i nomi li ho pronunciati come li potrebbe pronunciare qualsiasi italiano. E dunque, tutto pronto e andiamo! Dai! Attenzione a Tosun, il tiro, murato! Tosun, ma va in culo! No, raga, non è possibile, dai, ma... che pazienza ci vuole, francamente, però... Dai, siamo già sotto al sedicesimo contro il Beşiktaş. Dai, dai. Oh, Ronaldo, porta palla, avanza, rientra Ronaldo in area. Cristiano Ronaldo, centrale, para. Ragazzi, finisce qua. Primo tempo, 1-0 per il Beşiktaş, non tantissime occasioni. Comunque c'è ancora il secondo tempo. Parte il cross di Ronaldo, ci va Wan-Bissaka! Mannaggia. Attenzione ad Arslan, se ne va Arslan! No, ma cosa fai? Cosa fai, Alisson? Ma che cacchio fai? No, raga, non è possibile. 2-0 dal Beşiktaş. Ma poi Alisson mi si sdraia. Ma che cacchio... No, ma ragazzi, ma non... Vabbè, non ho parole. Frey si gira in aria. Ancora Frey. Sempre lui. E vabbè, dai, 3-0. Ma questo non è il Beşiktaş. Ma questo cos'è? Il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona. Dai, stiamo scherzando, voglio sperare. Raga, non è possibile, veramente. Boh. Tre gol dal Beşiktaş, veramente impossibile. Ronaldo, vedi, dall'altra parte, Depay. Depay, il destro. No, vabbè, dai, allora ragazzi, ditelo. Origi porta a palla, la gioca per Xhaka in area. Xhaka si gira. Chambers centrale. Ronaldo. Oddio. Dai Ronny. Dai Ronny. Dai Ronny. Vabbè, dai, non è possibile. Signori, finisce qua la partita. Meno male che è finita qua perché veramente ci sarebbe da incazzarsi. Abbiamo preso tre gol a cazzo e poi noi tutte le volte abbiamo fatto un tiro. Veramente, boh, niente. Ragazzi, andiamo avanti. Prossima partita che sarà contro il Leicester City. Vediamo di riscattare la bruttissima figura di merda che abbiamo fatto contro il Beşiktaş in Champions. Quindi, niente, andiamo subito alla partita. E niente, punto. Sistemiamo le magliette rosso e nero. Tutto pronto, possiamo andare. Ed eccoci qua, dunque, dal nostro Emirates Stadium di Londra per l'incontro di Barclays Premier League tra Arsenal e Leicester City. Ragazzi, come ben saprete, come quantomeno ben vi ricorderete, Arsenal-Leicester City è anche un incontro molto particolare per la nostra squadra, perché comunque è sempre stato un incontro molto combattuto. Partite che finivano 4-3, 3-2, 2-3, non lo so, raga, sempre un sacco di risultatoni. Siamo anche, secondo la statistica, il miglior attacco del campionato. E dunque, signori, tutto pronto. E andiamo a giocare un'altra partita super emozionante contro il Leicester. Pallone subito per De Ligt, la gioca dentro per Vardy, pallone che arriva a Drinkwater, Drinkwater! Subito così, para check. Lancio è buono per Vardy, attenzione a Jamie Vardy, Vardy, il cross, Okazaki! Madonna, no raga, dai, ma cos'è? Ma stiamo scherzando? Ma cosa calcio di rigore? Ma dove calcio di rigore? Dai, ma non è vero, no raga, non è vero, non è vero. Cioè, che scherzo il mio, calcio di rigore per loro, vabbè. Okazaki contro check, dai check, dai check, dai Peter! Sì, ciao! Raga, 1-0 Leicester, check, Purino è andato a vongole. Okazaki è stato bravo, l'ha piazzata in basso, è andato check. Ha intuito, ma si è tuffato alto. Pallone che
L'ha dunque superato, il vantaggio per i nostri ospiti. Comunque la partita è ancora lunga, vediamo di far qualcosa, dai. Pallone per Vidal, porta palla, la gioca per Origi. Origi filtra per René, ma che schifo. Attenzione a Vardy, dai Musacchio, il cross. No, 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 oddio, meno male il difensore. Neymar, tutto solo, oh, fallo, ti prego, fa... Ok, no, raga, se no veramente qui scattano le comiche, chiamiamo, non lo so, chi vi pare, video del tubo, chi cazzo vi pare, raga, ma... Se no veramente roba da manicomio. Bravissimo Neymar, a parte bravissimo anche quello che gli ha fatto l'assist, e dunque 1-1. Finisce qua il primo tempo, pareggio, pareggio, anche se comunque il Leicester ora come ora sta giocando meglio. E vabbè, dai. Poi che arriva James Rodriguez, James, prova a cercare uno spazio, lo trova, il sinistro, boia cane, che missile di James Rodriguez. Questo raga, gran gol di James, veramente una fucilata. Schmeichel ci ha provato, ma tiro imparabile, e 2-1. Attenzione a Kanté, la gioca per Mahrez, filtrate Mahrez, il destro Mahrez, ciao. Promesse, la velocità di chi si promesse, entra in area, il destro, Origi, 3-1. E andiamo, raga. Il bello è questo, che stiamo vincendo, però se pensiamo a tutte le occasioni della partita, stiamo vincendo anche quasi immediatamente, perché noi abbiamo fatto praticamente 3 tiri in porta, 3 gol, loro 900 tiri, un solo gol. Pallone che arriva Promesse, Promesse, entra in area, sempre lui, chi si promesse, il sinistro, centralissimo, para Schmeichel. E finisce qua. La partita, vittoria per il nostro Arsenal 3-1 su Leicester City. Vittoria particolare, ragazzi, perché comunque il Leicester avrebbe quasi quasi meritato, però siamo stati più bravi noi. Signori, partita adesso contro il West Bromwich, quindi sistemiamo subito le magliette. Tutto pronto? Possiamo andare alla... Ed eccoci qua, dunque, da Lawterns per l'incontro di Barclays Premier League tra West Bromwich Albion e Arsenal. Partita teoricamente anche questa non troppo difficile, come in teoria su quella del contro il Leicester, però ragazzi, come al solito si rivelano poi alla fine sempre partite molto combattute. Statistica alla mano, non so, Arsenal è attualmente la migliore difesa oltre che il migliore attacco del campionato, quindi ragazzi, veramente top, siamo proprio nel nostro, penso, miglior momento di forma di sempre, e dunque tutto pronto e andiamo. Subito pallone per Jordi Alba, la gioca per James Rodriguez, prova a cercare lo spazio, James Rodriguez, il sinistro! Maremma di quanto poco è uscita. Pallone buono per Neymar. Entra in area. Neymar porta palla per Rodriguez di poco. Il Neni. Il tiro. No, vabbè, dai. Porca miseria. Guarda sto pezzo di merda anche va ad esultare. Figlio di Troia, raga. Cioè, non solo ci fa gol il Neni, ma ex va anche ad esultare. Signori, finisce qua il primo tempo. Siamo sotto. Sicuramente immeritatamente stiamo giocando praticamente solo noi. Questi fanno un tiro e fanno anche un gran gol. Buono il pallone per Ronaldo. Ronaldo porta palla. Cristiano Ronaldo. Non ci credo. Cosa ha parato Foster? Promise. Il tiro di Promise di pochissimo. Bravo Gabriel. Bravo Gabriel. Tienila per Ronaldo. Ronaldo si gira. Cristiano Ronaldo in destro. E vabbè, dai, non è possibile. Vidal. Prova a cercare un varco. Prova per Ward-Prowse. Si gira Ronaldo. E finalmente, cazzo, al 90esimo, porca miseria. Una vita, cioè, veramente. West Bromwich inesistente. Hanno fatto gol e non sanno neanche loro come. Finalmente abbiamo fatto gol anche noi. Direi anche molto meritatamente. Bravo Ronaldo a finalizzare la distanza ravvicinata, ragazzi. Se no, veramente, qui partono le madonne tra un po'. Bravo, bravo CR7, dai così. Che arriva Ward-Prowse, si gira, la gioca per Oxlade-Chamberlain in area, oddio, Oxlade-Chamberlain, no, la negazione del difensore, cazzo. Ragazzi, finisce qua la partita, 1-1, risultato immeritato per il West Bromwich più che per noi, però per come si era messa va bene. Allora ragazzi, il video a questo punto direi che può finire qua. Molto lamentati i nostri giocatori per la prossima partita che sarà contro il Real. E niente, allora, andiamo a vederci subito i tabelloni. E vabbè, in Champions dovremmo essere al secondo punto, infatti il Real ci ha superato senza problemi, siamo a 6 punti, loro sono a 7, quindi la prossima partita sarà più che fondamentale. In campionato invece siamo sempre al primo posto, 11 vittorie, 2 pareggi, 28 gol fatti, 6 subiti. Più 8 sul Chelsea, quindi ragazzi, veramente, cioè,
la miglior stagione che almeno momentaneamente che si sia mai fatto con l'Arsenal. Veramente fantastico. Prossima partita saranno contro il Real Madrid, quindi Tottenham. E vabbè, ma anche il Chelsea, raga. Allora, boh, ditelo che il prossimo episodio sarà impossibile, perché tre partite, tre big match in 7 giorni è roba da manicomio. Comunque, signori, il video può finire qua. Vi chiedo, come se siete bei, pollice in su, di iscrivervi al canale, di condividere il video con tutti i cercati con un bel commento. E direi che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Buona!